Buonasera a tutti, buonasera pubblico, buonasera segretario, buonasera colleghi consiglieri. E auguri, visto che è il primo consiglio comunale che facciamo per l'anno nuovo. Auguri a tutti. Mi auguro che quest'anno sia ancora migliore degli ultimi 10 mesi che abbiamo fatto. Mi auguro che non ci siano polemiche, mi auguro che nessuno ricorra alle carte scritte, mi auguro che le beghe personali vengano a finire in quest'anno, per il bene di tutto il Paese. Sono stati 6 mesi, secondo me, fantastici, grandi, che abbiamo iniziato un percorso per costruire di nuovo Bova Marina e portarlo a livelli degli anni 70-80. Il sindaco, se vuole, può approfittare e dire subito quello che noi abbiamo fatto e quello che abbiamo in programma di fare, non per tutto l'anno, ma almeno lo può fare se vuole. Dopodiché si passa al primo punto dell'ordine del giorno. Abbiamo un punto importante, poi ci sarà tempo. Io però, prima di entrare nel punto, volevo fare una comunicazione. Stamattina abbiamo per circa il 90% ripulito il paese dai rifiuti. Ci manca solo la zona di San Pasquale e di Amigdala, che non abbiamo fatto non perché riteniamo quelle aree marginali, ma perché sono stati impiegati 7 camion stamattina ed erano pieni, e quindi li faremo lunedì mattina. Quindi pazientate un altro giorno. Quindi prima che qualcuno dica si è pulito il centro, si puliscono le solite zone, noi cerchiamo di pulire dappertutto. Non è che siamo stati bravi ed eravamo stupidi fino a ieri. Abbiamo sollecitato la regione, ma non da ora. Finalmente la regione ci ha autorizzato a conferire domani, la raccolta è stata fatta oggi, 600 quintali di spazzatura, 600 quintali, 60 tonnellate hanno raccolto stamattina, e ancora ci manca quella zona per capire il problema. E ho, perché qua tutti parlano, ora non voglio farla lunga, no? La ditta, allora la ditta ieri alle 2 l'ho chiamata per dire: guardate, domenica posso fare sta cosa. Sono entrato in panico, gli ho detto: a me non interessa, organizzatevi, perché io questa domenica posso fare questo tipo di intervento, io come comune ovviamente, e si sono organizzati. Quindi ora io non è che faccio l'avvocato, anzi ho rapporti sempre conflittuali con le ditte, però voglio dire, siccome qualcuno diceva l'ASED fa questo, l'ASED, non è che oggi siamo stati bravi e fino a ieri eravamo ASED, abbiamo avuto la possibilità, abbiamo seguito il problema, perché vi posso dire che un altro comune, non faccio il nome, che ha avuto la stessa possibilità nostra, non ha prodotto degli atti, una semplice autorizzazione, e quindi quel comune non ha sfruttato questa possibilità di fare un intervento straordinario. Poi chi vuole fare polemiche, come dice, io non sono un renziano, ascoltiamo tutti, poi noi è giusto che decidiamo, perché abbiamo anche la responsabilità del decidere. Poi chi si sente scienziato, che critiche, però proposte fattibili, e noi dice la luna, sulla luna non si può andare. Detto questo, volevo fare un'altra due comunicazioni. Qui davanti alla villa i bidoni, i cassoni e i cassonetti sono stravuoti, nostra colmi stravuoti, eppure se vedete ci sono già delle buste fuori dal cassone. Allora, siccome i sindaci passano, il comune, i cittadini restano, il paese resta, e allora è giusto criticare il sindaco, è giusto criticare l'amministrazione, però dobbiamo dire la verità: quando è colpa del sindaco è giusto criticare il sindaco, e quando però non è colpa dell'amministrazione prendiamo atto che ci sono, per fortuna non tutti, degli incivili, e noi queste persone dobbiamo in qualche modo fargli capire, con le buone o con le cattive, compito in primis dell'amministrazione, che non si fa in quel modo. E un'altra cosa che invito i cittadini, perché io purtroppo non ho avuto l'occasione di beccare nessuno di fuori paese, perché il nostro paese sta diventando la pattumiera degli altri paesi, ed è una cosa che, al di là di chi è sindaco,
non si può consentire, perché il danno è doppio, il danno è doppio. Il primo, che abbiamo il rifiuto e quindi tutta l'immagine. Il secondo, a proposito d'Italia e tutte queste altre cose che è arrivata, voglio dire, più spazzatura portiamo in discarica, più si paga, perché per ogni quintale, perché a quintali e a chilo, voglio dire, per ogni chilo si paga 91,84 alla regione. Per cui, se vedete qualche cittadino di fuori paese conferire i rifiuti, buttarli per strada, quantomeno non vi dico di denunciarli, prendete la targa, lo comunicate al sindaco, quella denuncia la fa il sindaco, perché basta denunciare uno, mettere una nota sulla stampa e non verranno più, perché il danno è doppio. E non lo fanno a me, guardate, lo fanno a tutti noi, al di là dei colori e di chi in questo momento governa il paese. Detto questo, ho approfittato di questa comunicazione, anche se fuori tema, perché visto che anche là è abbastanza, diciamo, la presenza è abbastanza nutrita. E un'altra cosa, finisco, la collaborazione. Se si tiene, ora che è ripulito il paese, la spazzatura un giorno in più a casa, non dico 10 giorni in più che è impossibile, un giorno in più, se facciamo lo sforzo tutti, ripeto, lo facciamo nell'interesse di tutto il paese. Venendo appunto all'ordine del giorno, quello che diciamo lo scopo di questa convocazione, sollecitata anche dal comitato. Ringraziamo il sindaco, il sindaco ha detto quelle buone e quelle cattive, ma io sono sempre quelle buone col popolo di Bavomarino. Passiamo allora alla convocazione del Consiglio, col primo punto, la situazione costruendo centro AIA, determinazione. Questo è stato presentato dalla minoranza e noi abbiamo concesso questa versione. Quale numero buono? Grazie alla minoranza. Grazie. Prego. No, il nostro dovere farlo. Il nostro dovere farlo. No, dalla legge non sempre. No, questo è dalla legge. Questo è consentito dalla normativa. Sì, è consentito, che noi possiamo darlo, però possiamo anche non darlo. Lo dici tu. Quando la gente andiamo. No, siccome ha parlato il presidente di Polemica, allora Polemica si deve fare, le sta facendo lui. No, non certo l'abbiamo fatto noi, questi sei mesi. Tanto per cominciare. Iniziamo qui. E allora, come ha detto il Presidente, questo Consiglio è stato convocato anche per la richiesta avanzata dal gruppo PD che siede in Consiglio e dal Comitato Pro Cosplendo Centro AISM, di cui chi vi parla è stato uno dei promotori e di cui tuttora ne fa parte. La finalità di questo Consiglio è quello di fare una discussione appunto in seno al Consiglio sulle, non sul futuro, su quello che dobbiamo fare di questa struttura. Io farò una cronistoria e anche una diciamo una bozza di proposta di delibera che poi, se il Consiglio riterrà che questo sarà l'indirizzo di poi la, diciamo, eventualmente sistemeremo meglio. Io personalmente penso che questa è una partita che il comune di Bavomarina, la città di Bavomarina, deve chiudere con l'ASM. Nel 94 era sindaco Lillo Rodà, siamo a gennaio 2015, sono passati quasi 21 anni. Lì il centro non c'è e per quanto mi riguarda sono convinto che non ci sarà dopo 21 anni. Anche perché l'AISM, l'ho detto altre volte, aveva tutte le capacità, tutte le risorse economiche, finanziarie, umane per fare il centro in un anno e mezzo, ma proprio per anche farlo partire proprio. Quindi non c'è stata mai la volontà dell'AISM. Io per primo siamo stati sempre, come dire, un po' in una posizione subordinata rispetto all'ASM, perché con quella cosa di fare l'ASM, qualunque cosa
ci veniva propinata dai dirigenti, noi accettavamo sempre per non perdere l'ultima occasione. E quindi, però, questa, ripeto, io ho avuto, sono stato anche assessore, anche quando è stato fatto quell'accordo di programma di cui poi parleremo, sempre con la, ecco, con la speranza, ma forse così finalmente si farà. Quindi abbiamo sempre subito la posizione dell'ASM. Penso che adesso sia venuto il momento di cambiare, di rompere con il passato. Tra l'altro c'è un procedimento penale, il 13 ci sarà l'udienza preliminare, come aveva annunciato quest'estate in una, comunicato in una nota stampa, il comune ha deliberato la costituzione parte civile, quindi il giorno 13 attraverso l'avvocato Callipo, che è qui stasera, che ringrazio per la sua presenza, ci costituiremo per chiedere ovviamente il ristoro dei danni subiti. C'è anche un altro procedimento innanzi al TAR, nell'ambito del quale è stata esperita la consulenza tecnica al CTU, anche lì il comune si è già costituito con l'avvocato Callipo, ha poi nominato un consulente di parte, che è l'architetto Landolfo. Dico questo per dire che il comune è molto attento a seguire e a tutelare i propri interessi, i propri diritti. E quindi dicevo, bisogna rompere, almeno a mio avviso, e quindi dovremmo, ecco, avviare, ovviamente valutando attentamente, leggendo attentamente le carte, di risolvere, rescindere il contratto, il rapporto con l'ASM, e anche chiedere i danni, perché danni penso che ne sono stati arrecati in questi anni al comune. Come sapete, l'immobile era della Curia ed era stato acquistato per destinarlo a servizi sociali della collettività. Nel 1994, attraverso una convenzione stipulata tra il comune di Covamerina e ASM, deliberata dal consiglio comunale il 23 maggio 1994, in questa convenzione si diceva espressamente che il comune dava l'immobile incomodato d'uso per 50 anni all'ASM per la realizzazione di un centro per la riabilitazione ambulatoriale, inserimento sociale e soggiorno per vacanze dei pazienti affetti da sclerosi multipla. Nel 1994 il sindaco dell'epoca, Lillo Rodà, impegnò ufficialmente il suo nome e quello dei cittadini ipovesi durante la trasmissione televisiva 30 ore per la vita per richiedere una sottoscrizione per la realizzazione del centro ASM di Bova Marina. Da questa trasmissione migliaia di cittadini calabresi e italiani hanno risposto generosamente versando nelle casse dell'ASM, per appunto il centro di Bova Marina, la somma di 4 miliardi e 106 milioni. Che tutt'oggi, nonostante la richiesta dell'amministrazione comunale, l'ASM non ha ancora rendicontato. Dopo alterne vicende si sono susseguiti sindaci, commissari e prefettizi. L'immobile completamente restaurato dal comune, secondo le direttive dell'ASM, utilizzando un finanziamento dello Stato pari a 3 miliardi e 221 milioni di vecchie lire, oltre a due pagamenti, uno di 168 milioni durante l'amministrazione del sindaco Tripodi e l'altro di 160 milioni durante l'amministrazione del sindaco Autelitano. Questi 160 milioni erano stati corrisposti alla ditta che doveva completare il lavoro, la ditta Romano, se non sbaglio. È stato possibile questo grazie alla decisione del sindaco Autelitano e degli assessori dell'epoca di rinunciare alle loro indennità di carica, e quindi l'immobile è stato consegnato all'ASM dal sindaco Teletano dopo 6 mesi dall'insediamento di quella amministrazione. Prima della consegna, quel giorno, il 20 novembre 2011, presso la sede municipale era stato firmato un protocollo d'intesa sottoscritto dalla Regione Calabria, rappresentata all'epoca dall'onorevole Saverio Zavettieri, dal presidente della
provincia, dal direttore generale dell'ASL 11, dal vicepresidente dell'AFOR, dal presidente dell'ASB dottor Mario Alberti e appunto dal sindaco Giuseppe Utelitano. Aspettate che salto le due parti più che interessano. Nel 2005 si presenta l'opportunità di utilizzare i fondi POR Calabria 2000-2006, cosiddetti fondi PIT, e la conferenza dei sindaci dell'area greganica aveva destinato 1.193.000 euro quale contributo per la realizzazione di un centro di turismo sociale e promozione all'autonomia delle persone con sclerosi multiple e patologie similari. A tale importo si aggiungeva un cofinanziamento di 1.859.445 a carico dell'ASMI per un totale complessivo di euro 3.052.445 euro. Nel 18 febbraio 2006 veniva approvato al Consiglio Comunale di Borgo Marina l'accordo di programma che veniva sottoscritto dal sindaco dell'epoca Domenico Zavettieri, dall'AISME e dalla comunità montana. Alla comunità montana veniva affidato anche lì, veniva individuato quale soggetto attuatore dell'intervento. Il quadro economico di questo progetto prevedeva 1.463.000 euro per le opere di realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica di vita d'albergo, 256.000 per opere di restauro e di risanamento conservativo dell'ex seminario, euro 47.000 per oneri di sicurezza, per un totale di lavori pari a 1.767.000. Poi c'erano le somme a disposizione dell'amministrazione, quindi progettazione, collaudo, oneri fiscali e IVA, pari a 612.000. E qui bisogna sottolineare, state attenti, venivano riconosciuti all'AISM lavori eseguiti tra il 2000 e il 2005 pari a 209.907.000, quindi 210.000 euro, lavori eseguiti dall'AISM tra il 2000 e il 2005 che però doveva rendicontare e che non sono stati mai rendicontati, nonostante più volte è stata richiesta questa rendicontazione. L'AISM ha sempre detto che non aveva problemi a rendicontare, anzi avrebbe potuto farlo nel giro di un paio di giorni, ma evidentemente qualche problema forse c'era e c'è tutt'oggi. Secondo l'accordo di programma, l'opera doveva essere completata e avviata entro il dicembre 2007. A seguito dei ritardi della Regione Calabria per l'approvazione del progetto e l'erogazione dell'anticipazione, i termini e quindi e poi erano slittati. L'esecuzione dell'opera prevedeva 540 giorni lavorativi. La ditta aveva proposto una perizia di variante per ridurre i costi e il tempo di esecuzione. Ci sono state poi una serie di dimissioni da parte dei tecnici, si è dimesso il direttore dei lavori, uno dei due direttori dei lavori, Ingegner Panetti, responsabile della sicurezza architetto Nicoletti, responsabile del procedimento Salvatore Sergi e il suo successore architetto Marcantonio Sergi. Durante il corso dei lavori sono stati fatti i collaudi da parte dell'architetto Giuseppe Giovanni Galletti, che era stato nominato collaudatore. Ci sono una serie di verbali di visita. Variante poi che non era stata, mi pare, autorizzata da nessuno. Altra anomalia è che i giorni della sospensione ammontano a 400 su 540 previsti di esecuzione, e la normativa prevede che la percentuale di appunto sospensione non può superare un quarto del tempo contrattuale, quindi in questo caso ammontavano a 135. Inoltre c'era un ritardo ingiustificato di 90 giorni su cui non è stata applicata la penale.
sono stati fatti i collaudi, il collaudo, l'architetto Galletta, il collaudatore Galletta aveva diciamo, certificato, emesso certificato di regolare esecuzione delle opere e per questo è finito sotto inchiesta. E poi non è stato fatto il collaudo statico in quanto il collaudatore non ha ritenuto l'opera collaudabile. Inoltre manca il collaudo finale da parte della regione, anzi non risulta che sia stato nominato il collaudatore delle opere dal punto di vista tecnico amministrativo. Vi aggiungo che, questo per fare una cronistoria molto veloce, che mi pare che come comitato avevamo contattato la regione, non mi ricordo chi era il funzionario il quale aveva detto che ora insomma sarebbe subito intervenuto tutte queste anomalie, dopodiché diciamo anche, diciamo, non è non... il dottor Vincenzo Caserta. Ah, il dottor Vincenzo Caserta non è rimasta, non è rimasta tracce. Quindi alla luce di questo poi io diciamo, ho fatto un sunto, anche perché so che il consigliere Deledano su questo è abbastanza documentato e preparato, anche perché il presidente del comitato. Dicevo all'inizio che l'AISM non ha mai voluto né intende realizzare il centro, alla luce dei fatti di come sono andati, anche perché nel momento in cui abbiamo sollecitato l'AISM a venire, non adesso, l'abbiamo anche sollecitato nel 2010, quando avevamo fatto quel depliante fotografico, quando qualcuno diceva che l'AISM era pronto al 99, era stato anche così bravo a calcolare la percentuale al millesimo, dico, noi avevamo sollecitato AISM a venire a verificare, AISM ha fatto finta di niente, per cui vuol dire che insomma era parte in causa. Io lo dico molto chiaro, lì nel processo penale, al di là, poi io faccio l'avvocato, sono garantista, lì c'è un convitato di pietra dal punto di vista degli imputati, c'è un convitato di pietra che sono i dirigenti dell'AISM, perché nel momento in cui io sono sindaco, se un cittadino mi segnala che un lavoro non è fatto bene, delle due l'una: se io non vado a controllare, o sono un sindaco che se ne frega, oppure sono un sindaco che non può andare a controllare, perché altre cose non ce ne sono. Lì c'è un convitato di pietra in quel processo, che sono i dirigenti dell'AISM, perché quando noi abbiamo detto venite a verificare, perché non è vero che le cose stanno così, anzi quasi quasi ci hanno fatto una mezza denuncia, non lo so, dicendo che Saverio Caridi, Gruppi Vincenzo e Domenico Zavettieri erano entrati nel cantiere e quindi avevano violato la legge, e forse l'abbiamo fatto, voglio dire, perché siamo entrati nel cantiere, però io sono orgoglioso di quello che ho fatto, anche se forse ho in quel caso violato la legge. La proposta di delibera, e vado alla fine per consentire anche agli altri di intervenire, è questa: premesso che l'AISM, in seguito a un contratto di comodato gratuito intercorso con il comune di Bova Marina in data 16 agosto 1994, ha ottenuto la possibilità di utilizzare e gestire per la durata di 50 anni un compendio immobiliare di proprietà comunale costituito da un edificio, ex seminario vescovile, ed aree libere circostanti per la realizzazione di un centro per la riabilitazione ambulatoriale, l'inserimento e il soggiorno per vacanze di persone disabili affette in particolare da sclerosi multipla, l'immobile di cui trattasi, dopo l'esecuzione di interventi di ristrutturazione a cure spese dall'amministrazione comunale, è stato consegnato all'AISM in data 20 novembre 2001. Successivamente la stessa AISM, con nota protocollo 2761/05G151 del 25 luglio 2005, ha predisposto e fatto pervenire alla comunità montana versante Ionico Meridionale un progetto preliminare per la realizzazione presso l'immobile ottenuto incomodato di un centro per la promozione all'autonomia e turismo sociale, al fine di ottenere tramite la comunità montana i finanziamenti pubblici previsti dal programma integrato territoriale 23 aree Clecarica. In effetti
La Comunità Montana ha ottenuto per la realizzazione del progetto presentato dall'ASM il finanziamento regionale in ambito Por Calabria 2000-2006 e per risorse finanziarie a ruota assegnate per un totale, come dicevo prima, di 3.052.455.000 euro. Le vicende sopra descritte sono riportate nel cosiddetto accordo di programma per l'attuazione del centro ASM di Pomerania stipulato in data 18 febbraio 2006. La Comunità Montana, stazione appaltante, ha proceduto ad asperire la gara per la realizzazione del centro, del predetto centro ASM, affidando in data 8 gennaio 2007 l'appalto alla ditta aggiudicataria Archeo di Locri, che l'ha ricevuto in consegna per la consegna dei lavori in data 8 giugno 2007. I lavori così appaltati, dopo una lunga serie di anomalie contabili, progettuali ed esecutive, sono stati dichiarati ultimati dai direttori dei lavori nel mese di maggio 2010. Lo stato finale dei lavori è stato approvato con determinazione dell'ufficio tecnico della Comunità Montana. Dalla certificazione del responsabile del settore tecnico della Comunità Montana, dalla quale si evince altresì che si è provveduto a liquidare integralmente i corrispettivi da parte e che l'ASM ha rendicontato solo parzialmente le spese. In seguito alle verifiche effettuate per collaudo statico dell'opera, il professionista incaricato in data 7 marzo 2011 ha accertato la non collaudabilità dell'opera a causa di rilevanti anomalie esecutive, di difformità progettuali, di varianti non strutturali non corrette e di interventi in sanatoria, indicate sinteticamente nel predetto certificato di non collaudabilità. A seguito del mancato collaudo statico, la Procura della Repubblica di Reggio Calabria ha avviato un procedimento penale. Nell'ambito del procedimento iscritto in relazione al quale il Comune, in quanto per parte offesa, ha già deliberato di costituirsi parte civile, è stata espletata una consulenza tecnica d'ufficio che ha acclarato la pessima conduzione ed esecuzione dei lavori, lo stato di evidente degrado e inutilizzabilità nel quale versa oggi l'immobile di proprietà comunale. Ad analoghe conclusioni è giunta anche la verifica tecnica disposta dal TAR di Reggio Calabria nel corso di giudizio per accertamento tecnico d'ufficio ante causam. Gli accertamenti tecnici compiuti sia in sede di giudizio penale che in sede di giudizio amministrativo, oltre a indicare grave responsabilità penale, evidenziano in modo chiaro come non sia ravvisabile alcun interesse pubblico al mantenimento del rapporto con l'ASM, anche per evidenti inadempimenti e responsabilità imputabili alla stessa associazione, in uno con la totale mancata realizzazione degli iniziali scopi sottesi all'iniziale contratto di comodato. Anzi, la complessiva valutazione della situazione in atto, caratterizzata da una situazione di grave danno attuale suscettibile di costante aggravamento per interessi pubblici o comunali, consigliano l'avvio di procedure idonee e la cessazione di ogni rapporto con l'ASM al pieno recupero a fini pubblici da parte del Comune del compendio immobiliare di cui trattasi, unitamente al contestuale avvio delle opportune azioni risarcitorie per il ristoro di tutti i danni arrecati al Comune. Per tali motivi il Consiglio Comunale, questa è la proposta, formula alla Giunta Comunale e agli altri organi comunali competenti specifico atto di indirizzo per l'adozione degli idonei atti amministrativi e gestionali di procedure finalizzate alla cessazione di ogni rapporto con l'ASM e al pieno recupero a fini pubblici da parte del Comune e del compendio immobiliare di cui trattasi, unitamente al contestuale avvio delle opportune azioni risarcitorie per il ristoro di tutti i danni arrecati al Comune con l'avvio delle opportune azioni legali in ogni competente sede. Ci sono interventi? Siccome è un atto di indirizzo, quando è l'atto di indirizzo non si mettono documenti. Sì, però perché l'indirizzo lo vuole il Consiglio, te lo do, lo leggi, se ci sono modifiche aggiunte, poi quello è la bozza, poi perché va formulata una proposta come bisogna votare, ma la possiamo arricchire, modificare, emendare. Sì, ho capito. Poi devi venire tu con una proposta. No, voglio dire questa bozza adesso la sì, sì. Sì. Infatti, ma non stai dicendo di no. Sono interventi. Dopo voglio intervenire io.
Signore, grazie Presidente. Purtroppo non mi potrò attenere ai canonici 3 minuti perché di concerto con l'amministrazione comunale, dal momento che rappresentiamo qui anche il comitato civico che si è costituito anni fa in difesa di questo progetto, mi corre l'obbligo di spiegare ai consiglieri o al consiglio comunale e ai cittadini accorsi numerosi le motivazioni per cui si è arrivata a questa, si arriverà, se il consiglio lo riterrà ovviamente opportuno, decisione di rompere ogni tipo di rapporto con l'associazione italiana sclerosi multipla. Okay. Sì. Quindi di concerto stavo dicendo con il sindaco, abbiamo preparato, perché per arrivare a quella motivazione, a quella decisione di cui il sindaco ha letto una bozza, che pure io sto sentendo ora, ovviamente c'è da motivare e spiegare tutto in termini normativi nel corpo della delibera, ma anche al Consiglio Comunale e ai cittadini le motivazioni per cui dopo 20 anni, dopo 20 anni arriviamo a questa decisione anche un pochettino traumatica. Io intanto voglio ricordare che in questo Consiglio Comunale sono presenti 3 persone che sono stati gli autori per l'approvazione della delibera 94 della convenzione con l'AISM, l'allora sindaco Rodà e i consiglieri comunali dottoressa Scorri e il professore Panzera, che oggi siedono ancora in questo consiglio comunale dando prova di longevità politica, di vita politica. E quindi per illustrare, se mi è consentito, al Consiglio Comunale, quindi a tutti i nuovi consiglieri che non sono al corrente di tutte queste motivazioni, ma soprattutto ai cittadini, le motivazioni per cui arriveremo a questa decisione. Scusate se mi siedo, ma devo seguire un pochettino. Allora, intanto è opportuno, chissà se le luci le possiamo, si vede? Sì, si vede. Vorrei che vedeste un pochettino la situazione dell'immobile oggetto, scusate un pochettino di imprecisione, dell'immobile del seminario com'era quando nel 2001 sono state completati i lavori di ristrutturazione e di come sarà poi oggi dopo questi avvenimenti. Ecco, questo era il seminario dopo la consegna dell'immobile nel 2001 all'AISM, illuminato per tutta la notte perché avevamo imposto, anche se vogliamo, all'AISM una certa, o meglio, era normale che attraverso l'approvazione della convenzione del verbale di consegna l'AISM dovesse mantenere l'immobile nel modo in cui gli è stato consegnato. Quindi vedete com'era, questa era tutta la facciata, poi vedete com'è ridotta ora. Questa è la cerimonia quando venne il vescovo per celebrare la messa nella pista, i lavori di pulizia, la recensione, la firma del verbale di consegna. Quello che vedete alla mia sinistra, un piede è il segretario comunale, quell'altro è purtroppo il presidente dell'AISM, che come diceva il sindaco ci hanno ampiamente illuso e delusi. Ecco, queste sono le foto, i ragazzini che vendevano le mele per l'AISM e questa era la truppa, la squadra di pulitori che il 9 giugno del 2001 hanno tolto quintali e quintali di escrementi di animali, vedete qua, e queste sono per esempio
tutti gli infissi restaurati alla perfezione da volontari che vedete, potete anche riconoscere, non si vede bene comunque, ed era talmente pulito, ripulito, che abbiamo pure, ci siamo pure rifocillati dopo i lavori di pulizia. E questo era un cartello che abbiamo trovato e di cui l'AISM spregiava di averlo messo, e qui vedete, qui sorgerà il centro AISM, grazie ai fondi raccolti con 30 ore per la vita, 1995. Quello che vedete a terra, quella sporcizia, poi vedrete, vi vorrò vedere che cosa rappresenta. Questo era un disabile, bene, questo qui l'abbiamo. Ora vi faccio vedere come abbiamo trovato, quando il sindaco diceva che è entrato con alcune persone, ma poi l'abbiamo seguito in parecchi, in quella visita. C'era un'altra persona, non ho fatto il nome perché sì, ma... non svolgeva attività politiche, quindi non è appunto, sì, sì. Ma poi pure io sono venuto. Sì, no, no, è quella la prima volta. E non solo. Era una giornalista, esatto. Era un giornalista che scriveva fuori. Vediamo come oggi questo seminario, ecco qua. Vedete che delle caprette che ci sono, che pascolano, ecco qua, come è ridotta la pista dove abbiamo celebrato la messa con il vescovo, ecco il viale di accesso pieno di capre, il cancello chiuso con le capre a guardia, vedete come è ridotta la facciata, come è ridotto il tetto, finestre divelte e abbattute dentro il vecchio immobile del seminario. Guardate un po'. Poi vorrei chiedere al sindaco, visto che il protocollo d'intesa del 2001 è stato firmato anche dall'AFOR e che l'AFOR è stata assegnata all'AFOR negli anni precedenti, questa dell'amministrazione Squillaggio, Zavettiere, non mi ricordo, un caseggiato all'interno dell'immobile, vorrei sapere cosa fanno, che uso fanno di questo immobile forestale, visto che non si preoccupano neanche di chiudere qualche porta. Vedete qua ci sono le finestre aperte, ecco. Questa è una foto del vecchio seminario risalente agli anni 30. Niente, qui vedete che addirittura insieme alle mucche ci sono i carabinieri che fanno l'ispezione, ecco. Questo è quel residuo che vedevate prima dove c'era quel cartello, questa è la carcassa di un caprone. Ecco, la punza di quella carcassa ancora me la ricordo. Ancora ce l'abbiamo nelle radici. Mi guarda giù, ma... Più che può vedere. Quindi a seguito di queste vicende, di questi avvenimenti, così come ha detto pure il sindaco, viste che le nostre lamentele così venivano dai cittadini, non venivano ascoltate dall'amministrazione comunale del sindaco Squillaci, che riteneva che i lavori fossero stati completati al 99%, e allora abbiamo deciso di convocare un'assemblea pubblica in cui è stato costituito un comitato per stimolare il completamento del centro di riabilitazione per la sclerosi multipla. Vi volevo fare vedere pure un video, e non so se dura 3 ore per giocare, se volete io la posso fare. Sì, che cosa? Il video. Cioè, io penso di poter portare a termine in completezza tutta una, se poi vi pare che esagero me lo dite, chiudo. Non è esagerazione, consigliere, è che sono delle cose che li sappiamo tutti. Allora, come lo sapete tutti? Cioè, i cittadini lo vogliono sapere, se no possono smettere perché il sindaco è stato già esaurito. Va bene, visto che il presidente dice che lo sappiamo tutti, che dica lui. Dille tu, fra l'altro c'è un operatore sanitario, dille tu. Spiega tu ai cittadini perché arriviamo a questo momento.
vediamo come faccio polemica. Non è polemica, capito? È che se dobbiamo passare ad una determinazione, io direi di sapere, poi non dobbiamo votare. Ma la farò io in una conferenza pubblica. Non posso vedere del video che io mi so da 20 anni che si parla. Almeno come la vedo io. Si parla 10 minuti. Hai finito di parlare? Allora, se siete tutti d'accordo, consiglieri, vorremmo sapere. Per raggiungere questa determinazione un parere dall'avvocato. Siamo tutti d'accordo? Io non sono d'accordo a passare così rapidamente alla conclusione per un atto così serio e così importante. L'atto così serio lo discutiamo dopo, perché abbiamo delle cose. Io do la parola, se me la concedete, e non bisogna fare su un progetto di salute pubblica o un progetto che dovrebbe riguardare l'interesse del paese, perché nel 94, quando noi abbiamo firmato, è nato il problema dell'AIM. In noi 20 anni fa, signori, era nato un interesse che pensavamo fosse lo sviluppo precedente, pensavamo fosse lo sviluppo del paese. Io chiedo, no, scusate, non puoi venire in pubblico, non posso intervenire. No, l'altra volta quando ho parlato io di fuori, ascolta, che quando fate la surroba, mi avete detto di fuori non puoi. Presidente, io avevo chiesto la parola. Nessuno può parlare perché tu non hai detto che di fuori non puoi parlare, scusate. Io dico questo, mi rammarico che tanti anni, in tantissimi anni, sono passati più di 20 anni per l'AIA, 40 per il porto. Noi stiamo vedendo il declino di 40 anni di inizi di un intervento per migliorare il nostro paese. Io non so e non voglio sapere quale futuro, quale processo farà la magistratura su questo, lo vedremo. Ma io dico, noi cittadini di Bo, mi permetto di dirlo anch'io che sono di San Pasquale, Bova Parigi, senza polemica, quando abbiamo fatto la prima seduta con la nascita dell'AIM, pensavamo che delle risorse, un movimento diverso sarebbe arrivato a Bova Parigi, come per esempio per il porto. Signor Sole, però anche voi tenetevi il tema. Allora, la proposta qual è? Di continuare a vedere il video, dite io sono per il video, se no qua ci perdiamo a parole. Lasciate stare il porto, presidente. No, perché dobbiamo darci un po' tutto a partire dal sindaco con Fuglione. Voi avete fatto un po', chiedete la parola e intervenite. Se no qua ci perdiamo, guardate, se noi dobbiamo stare nel consiglio, io sto facendo il paragone per l'Unione. No, lasciate stare il paragone. Presidente, posso continuare o mi togliete la parola? No. E allora, a questo punto, no, nel 5 minuti posso chiudere, perché ho visto che l'intemperanza si sta creando, mi ringrazio e chiudo. Consigliere Delgano, vuoi far vedere? Vuoi far vedere il video? Allora, posso riprendere la parola? Allora riprendo io la parola un attimo, cerchiamo di rasserenarci. E io, visto l'importanza, scusa Pino, l'importanza del tema, c'è stato un, secondo me, un equivoco, nel senso è chiaro che se il video dura 3-4 ore non possiamo stare 3-4 ore a vedere il video, per cui vista l'importanza del tema e ci rasseneriamo un po' tutti. Io a nome dell'amministrazione invito, c'è stato un equivoco, può capitare, facciamo rewind come si dice, e chiedo la cortesia al consigliere Delitano di riaprire il computer e comunque di continuare il suo intervento. Ovviamente le regole valgono per tutti, se visto l'importanza, in che senso, l'importanza del tema, e si andrà oltre, anch'io ho parlato oltre i minuti che mi spettano, quindi questo varrà per tutti. Ovviamente poi questa è una proposta che faccio, poi qui sovrana e regna
il Presidente del Consiglio, ma il Presidente secondo me ha voluto dire, è chiaro che se dura 3-4 ore dobbiamo poi a un certo punto determinarci, penso che era questo il, no, penso, era questo il senso, quindi Pino ti invito per favore a proseguire il tuo intervento, dopodiché interverrà chi, era questo, è stato forse il Presidente un po' superato. Il sindaco, siccome fa pure l'avvocato, in questo caso cerco di difendere. Allora, il presidente non si rende conto, intanto, che questo è un argomento unico, unico di una gravità eccezionale. Il presidente non ha mai partecipato al lavoro di consiglio che durava una mezzanotte. Allora, la bontà, se devi, se hai altri impegni, te ne vai e ti rimetti da presidente del consiglio. Primo. Secondo, io sono incaricato di relazionare su questo argomento, non ci sono i limiti dei 5 minuti, caro Presidente, se non lo sai, pigli il regolamento e leggi. A me non interessa, vi invito, ormai la gente lo saprà, se non passiamo dai, continua il tempo. Continua lui, che è un operatore sanitario, è esatto di noi. Come ho detto già prima, gentilmente, se gli amici consiglieri che lo permettono, vorremmo sapere qualcosa per fare una determinazione del consiglio dall'avvocato. Possibile? Abbiamo invitato per questo. Sì, avvocato. Avvocato, come si chiama? Gaetano Calico. L'avvocato Calico. Diciamo il motivo, no? Conosce bene la questione Aerme perché è stato incaricato dalla commissione straordinaria di costituirsi e difendere le ragioni del comune innanzi al TAR, perché poi la vicenda è sempre la stessa. Nell'ambito di questa vicenda si è innescato un procedimento penale e un procedimento amministrativo, ma i fatti sono sempre quelli. Conoscendo bene diciamo bene perché ha avuto già l'incarico, questa amministrazione ha ritenuto di affidare anche l'incarico di difendere il comune innanzi al GUP di Reggio Calabria. La prima udienza si terrà, come avevo detto, il 13 gennaio.